Pasolini. 25 gennaio 2006. Il silenzio di una tranquilla cittadina viene scossa da una raffica di proiettili. Una lite tra due cognati finisce in tragedia. Salvatore Cottonaro, 53 anni, il ristoratore, cade a terra, privo di vita. La vicenda comincia intorno alle 9 del mattino di quel 25 gennaio del 2006 in via Cesare Battisti e i due cognati Salvatore Cottonaro e Carmelo Basile si incontrano per strada. Io la mattina aspettavo mio padre, facevamo colazione insieme, aspettavo mio padre e ho provato a chiamarlo ma il telefono era spento. E quindi in un certo senso io non capivo il perché mi sembrava già strano, però poi è venuta mia mamma che non capiva niente perché non rispondeva neppure a lei, il telefono essendo spento lei non riusciva a rintracciare mio padre e poi in un certo senso è successo il caos perché comunque sia sono venute tante persone alla stazione a capire se noi sapevamo oppure no, a cercare di vedere cosa sapevamo e cosa no. Mi sono alzata, l'ho salutato a mio padre e gli ho dato il bacio e me ne sono andata. L'ho lasciato che lui si stava vestendo che se ne stava andando e a sbrigarsi le cose sue e sono andata a scuola. E sono andata a scuola, durante la ricreazione c'era un pochettino la scuola stessa in subbuglio, diciamo. E mi chiedevano tutti, ma stai bene, sai qualcosa? E io gli rispondevo che non sapevo assolutamente niente. Ma che cosa gli faccio? E nessuno mi rispondeva. E qualche professore infatti è intervenuto e ha detto no, lasciatela stare un pochettino. Poi, dopodiché, vedo passare una macchina, la Smart di mia sorella, che normale a quell'orario se la portava mio padre. E lì per lì ho salutato, mi è venuto di salutare, gli faccio, c'è mio padre che mi sta venendo forse a prendere. Invece era mio cognato che mi ha detto, guarda Giulia, andiamo a casa che è successo un incidente a papà. Però non ti preoccupare, mi si sta bene. Va bene, io lì per lì già ero un pochettino nervosissima, perché già basta che si tagliava anche un dito, noi eravamo tutte in ansia. Quindi mi è venuto a prendere, siamo andati alla stazione e c'era mia sorella che piangeva. E lì per lì mi fa, tranquilla, e tanto papà è in paradiso. Tra i due cognati, Cottonaro e Basile, non corre buon sangue. Già in passato avevano avuto dei problemi e avevano litigato. Mio padre e mio zio avevano avuto dei disguidi che tutti penso hanno in generale. C'è quando una persona non è d'accordo con un'altra persona, ma non, nulla di così grave da poter pensare o prevenire che ci fosse stato un gesto del genere. Mai mi sarei aspettata un gesto del genere. Degli screzi normali, fra esseri umani, normali. Ma questo non significa perché io ho uno screzzo con mia sorella, uno screzzo con un'altra persona, sono giustificata a togliere la vita a una persona. Cioè non credo siamo giustificati. Se mio padre e mio zio avessero dei contrasti, io penso non si arriva a giustificare mai, arrivare al punto di ammazzare un'altra persona, perché a tutti capita questa cosa, può capitare di scontrarsi. A chiunque è capitato, però non si può finire da passare dalle mani a uccidere una persona. È imperdonabile. È stata una lite tra cognati, però la legittima difesa era una tesi che sosteneva impropriamente l'indagato, che è diventato imputato, perché il Cottonaro era assolutamente disarmato. E il cognato gli spara 7 colpi di pistola, colpisce ad altezza d'uomo, non si ferma nemmeno quando la vittima cade per terra,
E comunque, nonostante questo, la Procura della Repubblica di Siracusa dell'epoca ritiene che non era un omicidio volontario, ma era una legittima difesa. I problemi erano forse legati a questioni di eredità e i due si erano già affrontati prendendosi anche a parole in pieno centro a Rosolini. Si sono incontrati in piazza Masaniello e mio padre è sceso davanti a tutti e le ha dato questi due schiaffi. Sì, si sono aggrediti verbalmente e poi gli ha dato questi due schiaffi, ma ed è finita lì. Assolutamente lui non è, cioè neanche mio padre è stato denunciato e niente. Ad ottobre 2005 è morta la mamma di mia mamma e successivamente c'è stata una riunione per questione di eredità che si è effettuata a casa di Basile, dove praticamente mio padre non era assolutamente presente, c'eravamo solamente io e mia sorella e successivamente è venuta mia mamma che stava già male. E poi da lì sono nati degli screzi, delle parole, sono volate parole pesanti anche nei confronti di mia mamma da parte di Basile. Dopodiché anche mio zio Enzo è stato molto male, il fratello di mia mamma, e successivamente è venuto a prenderci mio padre, ma non è assolutamente entrato neanche dentro casa, proprio per evitare di attribuirsi anche a questa eredità, come se lui volesse questa eredità, è rimasto fuori. Ce ne siamo andati alla stazione e abbiamo incominciato tutti a parlare di questa riunione ed è uscito fuori che Basile aveva aggredito verbalmente mia mamma. Quindi da quella volta un po' mio padre se l'ha tenuta, ma solo esclusivamente per questa cosa. Ma gli doveva dare, diciamo, due schiaffi, ma da due schiaffi non si può arrivare, insomma, a tanto. A raccontare cosa accadde quella mattina sono le figlie di Cottonaro che forniscono la loro versione dei fatti. E mio padre guidava per le vie del paese con una Renault 4 rossa. Si sono incontrati, non so come sia andata perché io non c'ero, con il cognato Carmelo Basile, che guidava una Lancia Y verde. E arrivata nella via Cesare Battisti, si sono scontrati, hanno parcheggiato e Carmelo Basile ha sparato 7 colpi di pistola a mio padre, facendolo cadere a terra e morire. Da lì ho capito tutto, ho capito che era successo qualcosa di più grave, però ancora non avevo capito chi è stato. E lui mi ha detto, e poi lei stessa mi ha detto che era stato lo zio Carmelo. In quel momento mi hanno detto che gli aveva sparato lo zio Carmelo. Cioè non mi è venuto di chiederlo perché già sembrava una cosa così grave, non mi interessa del perché, non doveva farle, basta. Ma pare che avesse il porto d'armi perché era gioielliere, quindi non camminava regolarmente armato, ha detto anzi che lui era bravo nell'usare le armi, quindi questo secondo me è un punto di responsabilità ancora maggiore, perché se tu sei bravo a usare le armi e hai paura, come sostieni, vai a sparare alle gambe, non spari negli organi vitali. La difesa deve essere proporzionata per esserci legittima difesa, ma qui il Cottonaro era assolutamente disarmato, quindi ammesso che avesse avuto paura, avrebbe potuto scappare perché era in macchina, avrebbe potuto sparare in aria, avrebbe potuto sparare alle gambe, e invece si è accertato che ha sparato ben 7 colpi di pistola, insomma gli ha scaricato addosso tutto il caricatore e mirando ad altezza d'uomo e continuando a sparare anche dopo che la vittima era caduta per terra. Mi pare che ci sono dei proiettili addirittura che colpiscono di spalle la vittima.
Negli atti processuali si legge: Basile scappava perché voleva raggiungere la caserma dei carabinieri, ma inseguito e sorpassato dalla Renault 4 rossa del cognato, fu costretto dallo stesso a fermarsi e con atteggiamento minaccioso gli avrebbe fatto cenno di uscire dalla vettura. Sin da subito il Basile spiegò ai carabinieri e ai magistrati come sarebbe sceso dall'auto e, terrorizzato, abbia aperto il cassetto del cruscotto e preso la sua pistola calibro 9, essendo un gioielliere aveva il porto d'armi, avrebbe esploso i primi due colpi solo per spaventare Cottonaro. Ma quando lo avrebbe visto allungare la mano verso lo sportello della sua auto, temendo che avesse pure lui una pistola, ha fatto fuoco a ripetizione e stavolta colpendolo al torace. Erano le 9 di mattina e quindi praticamente l'hanno portato in ospedale, però arrivato a Noto lui è morto. E lui, Carmelo Basile, è stato arrestato, insomma è stato portato in caserma, ma comunque sia non so, in un certo senso io non so che cosa sia successo dopo, perché quando poi mi hanno dato questa notizia io ero sconvolta più che altro. La gente veniva da noi cercando di capire cosa sapevamo oppure cosa non sapevamo, di conseguenza non capiva, non riusciva a dirci niente. Però poi sono tornati mio zio con il mio attuale marito e stavano venendo da Noto e lì ho capito, guardando i loro visi, perché non riuscivano neppure loro a dirmi niente, guardando i loro visi ho capito che mio padre era morto e poi mi hanno spiegato che mio zio aveva sparato a mio padre. E niente, siamo tornati a casa, perché lì eravamo alla stazione, al ristorante, siamo tornati a casa e sinceramente mi sono messa nel letto tutta la giornata. Dopodiché non mi ricordo niente, cioè quel giorno è passato così. Siamo andati poi a Noto, però io non l'ho visto, perché non me la sentivo completamente di vederlo, me lo volevo ricordare così com'era, con quel bacio la mattina e basta. Solo così me lo volevo ricordare. Mi ricordo benissimo il funerale, che c'erano tantissime persone e veramente si è visto quando insomma ci tenessero anche a lui in paese. C'erano proprio tante persone. Però la cosa che mi ricordo è che passavano giorni così senza accorgersene, perché una entra in una situazione proprio di lutto vero e proprio. Sembra che la mente si spegna. Io mio padre non l'ho visto, io l'ultima volta che l'ho visto è stato il martedì, perché mio padre è stato ucciso il 25 di gennaio, di mercoledì. Io l'avevo visto il martedì sera, dopodiché non l'ho visto più. Anche se sono andata a Noto, non volevo vederlo morto, sinceramente. Me lo volevo ricordare com'era. Anche perché non sarei stata in grado di sopportarlo. Vedere una persona che tu la vedi prima viva e dopo poco la devi vedere morta. Quindi renderti conto realmente che quella persona non c'è più, sapevo che mi avrebbe distrutta moralmente e fisicamente. Preferisco tuttora ricordarmi come mi ha salutato il martedì. Basta. Non lo voglio ricordare, lo voglio ricordare vivo, perché per me è vivo. Ha 11 anni che lui vive in me, in mia sorella, in mia figlia, nei miei nipoti. Nella giustizia che cerco con tutte le mie forze, io lo rivivo, lo rivedo lì. La Procura della Repubblica di Siracusa dell'epoca ritiene che non era un omicidio volontario, ma era una legittima difesa. La Procura della Repubblica lo rinvia a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa, una cosa assurda. E ancora più assurdo il tribunale della sezione distaccata di Siracusa, il tribunale quindi di Avola, lo assolve. E vengono le sorelline, le orfane Cottonaro da me. Presentiamo un esposto sia alla Procura Generale di Siracusa, alla Procura Generale di Catania, sia alla Procura di Siracusa. La Procura di Siracusa non
ci dice che è tutto regolare, invece la Procura Generale di Catania insorge, propone appello verso questa sentenza. Hanno fatto un macroscopico errore, che fortunatamente viene invece riparato dall'intervento della Procura Generale di Catania. Andiamo in Corte d'Appello, la Corte d'Appello accoglie il gravame e annulla questa sentenza, dicendo no, si tratta di omicidio volontario, non c'è assolutamente eccesso colposo di legittima difesa né legittima difesa, e rinvia gli atti alla Procura di Siracusa perché si proceda, perché il processo si deve fare davanti alla Corte d'Assise di Siracusa. Il Cottonaro diventa imputato di omicidio volontario. A quel punto il Basile chiede di essere giudicato con lo giudizio abbreviato e il GUP di Siracusa emetterà nei suoi confronti sentenza di condanna per omicidio volontario. Il 18 gennaio del 2016 il GUP del Tribunale di Siracusa, Giuseppe Trippi, ha emesso la sentenza ed ha riconosciuto Basile come colpevole di omicidio volontario, condannandolo a 6 anni e 2 mesi di carcere. Riconoscendogli le attenuanti generiche, la scriminante della provocazione e la riduzione per la scelta del rito abbreviato. Propone appello, siamo già alle prime battute del processo qui in Corte d'Assise d'Appello. È intervenuto all'ultima udienza il sostituto procuratore generale, dottoressa Cantone, che ha chiesto con argomenti condivisibilissimi la conferma della sentenza di condanna. Alla prossima udienza parleremo noi, difensori della parte civile e ovviamente anche i difensori dell'imputato. Inizialmente era partito da una pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione, come richiesto nell'udienza del novembre del 2015, ridotta poi con la scelta del rito abbreviato. Io incontro sempre, diciamo, mio zio. E all'inizio, che noi ancora abitavamo, certo, non essendo io sposata, abitavo dove abitavamo con i miei genitori, e lui aveva vicino anche una gioielleria e quindi lo incontravamo sempre lì, quindi anche un'uscita, a comprare il pane, e lo incontravamo. Ed è stato un pochettino tanto stressante proprio questa situazione, vederlo sempre, tutti i giorni vederlo. C'è una persona che ti uccide tuo padre e poi lo vedi tutti i giorni. Che io con lui, cioè, non voglio avere niente a che fare completamente. Io non mi è venuta mai questa voglia di incontrarlo, cioè di parlargli. Forse l'unica cosa che mi verrebbe voglia quando, cioè, se lo incontrassi è dirgli di sentirsi assassino. Non è che lui invece non si sente assassino. Lui non ci sente assassino, ma invece c'è. Almeno speriamo nella giustizia italiana, quantomeno che faccia il suo corso, lo vediamo in carcere. Perché è giusto che deve stare lì e deve pagare, perché lui è un assassino e si deve sentire tale, cioè anche la coscienza, io penso, deve averle, cioè ha la coscienza sporca, si deve sentire così. Io lo sguardo di mio zio lo incontro sempre, sempre. Abitiamo in un paese che è piccolino e purtroppo devo guardare i suoi occhi molto spesso, perché ci incontriamo molto spesso con le auto, con le macchine o per strada o facendo una passeggiata al corso, e io con mio marito e mia figlia devo vedere lui che vive la sua vita come se nulla fosse, e con la sua famiglia, con i suoi nipoti, vive. E questo ti crea un vuoto dentro ancora peggiore, perché comunque sia sai, ne sei consapevole, che lui sta vivendo la sua vita lo stesso. Cioè lui mio padre è morto nel 2005, fino adesso siamo 11 anni. Sono passati 11 anni e lui per 11 anni ha visto comunque le sue figlie crescere, ha visto crescere i suoi nipoti, sta vicino alla sua famiglia anche solo fisicamente, emotivamente, cosa che in realtà invece a noi ha tolto, a noi ci ha privato comunque del padre.
e per giunta sai che devi vederlo, devi incontrarlo perché lui è libero. La mia vita in questi 11 anni è andata avanti, cioè è andata avanti per modo di dire, perché una si crea una famiglia, però ogni passo che fai ti rimane sempre questa cosa che tu non c'hai e lui accanto. Cioè avere dei figli e lui non c'è, sposarsi e lui non c'è. Sapeva, perché una persona era, lui, proprio lui era consapevole del rapporto che avevamo con mio padre e lui era consapevole di ciò che stava facendo, lui era consapevolissimo di quello che stava scaturendo dal suo gesto, da quello che ne usciva fuori. E sapeva, ne era consapevole e ha continuato a sparare. E abbiamo passato praticamente, io avevo 20 anni quando è morto mio padre e si può dire che abbiamo passato 20 anni tutti insieme. Quindi è stata una pugnalata ancora peggiore, cioè non solo mi ha tolto mio padre, ma è stato lui a togliere mio padre, cioè che era una persona di cui io mi dovevo fidare in realtà, perché comunque sì, era mio zio, ma per me è una persona ormai imperdonabile. Non vorrei proprio rivederla, per me non vorrei rivederla, ma io mi auguro solo che la giustizia faccia il suo corso, perché comunque sia non si può uccidere una persona in questo modo e continuare a restare impuniti, cioè si può rimanere impuniti davanti a questo. Secondo me è una cosa che non ha senso, se io ce l'avessi davanti, per me, non, se io l'avessi davanti lui, non gli direi soltanto che ha fatto la cosa più, si è paragonato a Dio, ha tolto la vita a un essere umano, comunque, in più ha tolto la vita al suo cognato, che lui sa tutto ciò che ha fatto suo cognato per lui. Lui lo sa, anche se noi non lo diciamo, lui lo sa. Lui sa quello che mio padre ha fatto per lui, lo sa. Mi fa più male il fatto che lui non abbia pagato, perché mio padre a noi ha imparato il valore della vita, il valore di seguire delle determinate regole, il valore di essere in un determinato modo, il valore della famiglia, per lui, per mio padre era fondamentale. Lui praticamente ha violato tutti i valori che mio padre ci ha inculcato nella testa. Lui ha violato tutto ciò che io rappresento, che la mia famiglia ha rappresentato e che rappresenta tuttora. Lui ha ferito questa famiglia in tutti i modi possibili e immaginabili, ma il gesto più brutto che ha potuto fare è stato paragonarsi a Dio nel togliere la vita a una persona disarmata. Cioè ha tolto la vita a una persona, a un essere umano. Per me è una cosa inconcepibile. Non potrei nemmeno pensare di farlo. Non riuscirei nemmeno a pensarlo. Cioè io non riesco ad uccidere un animale, non potrei mai togliere la vita a una persona, anche perché io credo in Dio e so che secondo me è una cosa che non si può fare. Dio dà la vita, Dio la toglie. No, sono convivente, proprio sposata no, però sinceramente non mi voglio sposare proprio per quello. Perché non ci può essere nessuno. E piango per me e per mia sorella. Ma la cosa che gli vorrei dire è si deve sentire assassino. Quindi lui stesso dovrebbe smettere di trovarsi scuse e cose. Cioè lui è assassino e basta.